Ciao a tutti! Inizialmente voglio ringraziare la mia amica Carolina Sanchez per avermi inviato quasi tutte le puntate di Sanseiya Omega. Grazie a lei ho risparmiato un mucchio di tempo, quindi grazie! E ora veniamo al punto. Alcuni di voi mi hanno chiesto di pubblicare una classifica dei Cavalieri d'Oro di Sanseiya Omega sulla falsariga di quella già pubblicata per i Cavalieri d'Oro classici. Ma io vi avevo preceduto! Preferendo però pianificare questo video dove non ci sarà una classifica vera e propria del cavaliere più forte, bensì una classifica che va a paragonare i cavalieri classici con quelli nuovi, dove vi spiegherò chi preferisco e perché. Buona visione! I due fratelli a confronto, che dire? Allora, Mu dell'Ariete non mi è mai stato né particolarmente simpatico né particolarmente antipatico. La mia posizione è neutra nei suoi confronti, proprio come lui. Se li giudico a livello di aspetto generale, devo dire che preferisco Kiki. I capelli lisci viola pettinati così, infatti, non mi sono mai piaciuti. E anche l'armatura non è una delle migliori. Però le piccole differenze sul coprigambe di Kiki mi fanno preferire l'armatura di quest'ultimo. Vince Kiki. Aldebaran del Toro già lo conosciamo tutti per quante cazzone. Harbinger dal canto suo, e non ho ancora capito se si pronuncia Harbinger o Harbinger, perché la pronuncia cambia a seconda del doppiatore giapponese che lo nomina, vabbè. Comunque dicevo, in originale ha una voce scandalosa, fa veramente cagare, e non mi piace nemmeno il fatto che abbia sta cicatrice sull'occhio, uguale a quella di Abadir e nello stesso occhio. Però è stato ben caratterizzato in Omega, tranne quando parla delle ossa del cuore che si spezzano. Comunque gli hanno dato molto più spazio rispetto al compianto Aldebaran, tant'è vero che è uno dei sopravvissuti alla fine della saga e diventerà anche gran sacerdote. Aldebaran lo sappiamo, è grande, grosso e ciulla, quindi scelgo Harbinger. Vabbè, voi mi volete confrontare un titano come Saga di Gemini, o se preferite Canon, tanto per me sono uguali, uno vale l'altro, con una affascinante donzella leggermente psicotica affetta da ninfomania? Dai, l'esito è scontato. Però ci tengo a precisare che Paradox mi è piaciuta molto, è un personaggio originale, molto potente, anche lei un cavaliere d'oro di rilievo, anche lei sopravvissuta alla guerra contro Saturno. Anche se sarebbe la gemella integra, ma per me fa lo stesso. L'armatura dei gemelli non mi piace molto, e già lo sapete come la penso sull'elmo tipo testa di Mazinga. Ma nemmeno l'armatura di Omega ha subito chissà quali variazioni o migliorie. Diciamo che è stata solo adattata per essere indossata da una donna. Tutto qui. Comunque fra i due preferisco ovviamente Saga, anche se Integra o Paradox mi piace molto, e quindi si merita un premio di consolazione che sicuramente gradirà. Ah, Death Mask del Cancro. Porta sfiga solo a nominarlo. Comunque non è un mistero per nessuno che mi stia sulle balle. Non lo sopportava nemmeno la sua stessa armatura, non vedo perché dovrei farlo io. Skiller, o Shira, dipende se lo pronunciamo all'occidentale o alla giapponese, non è altro che la brutta copia del primo. E per giunta, veste un'armatura davvero brobriosa. Molto meglio l'originale, quindi. Vince Death Mask. Come sputtanare un cavaliere? Ovviamente creando quella cagata pazzesca di Michene. Minchia, oh, vince il titolo di peggior cavaliere d'oro in assoluto mai apparso sia su cellulosa che su celluloide. È brutto come la morte, inespressivo, con gli occhi incavati e spenti. Dal punto di vista caratteriale e psicologico ha lo stesso spessore di quello di una cartina della Smoking. E non contenti, gli hanno ridicolizzato pure l'armatura. Cazzo, quella del leone era una delle armature più belle, secondo me. Scartato di brutto. Vince il classico Aiolia. Qua si fa difficile. L'armatura della Vergine mi ha sempre fatto schifo. Ha i coprispalle troppo larghi e ingombranti. E cosa cazzo è quell'elmo con le antenne? Comunque, in Omega è forse peggio. Che cazzo sono i copriginocchia? Dei coprispalle presi da un'altra armatura e messi lì a caso? Per non parlare degli stivali a punta come le scarpe di Aladino. Peccato, perché nell'insieme Fudo mi piaceva. Anche quella specie di sciarpona volante ha un che di mistico, e quindi ci stava per il Cavaliere della Vergine. Solo per lui. Davvero difficile scegliere, quindi mi butterò sul classico, anche se mi dispiace per Fudo che coi suoi capelli verde acqua mi piaceva di più. Doku, cavaliere della bilancia originale, si vede veramente poco, per quasi tutta la serie veste i panni di un vecchietto dalla pelle viola e dalla voce tremolante, ricco di saggezza e di pigrizia, visto che non si sposta mai dalla cascata, come sappiamo, nemmeno per fare una pisciatina, e solo nella saga di Hades rivela la sua identità e fa qualcosa che può essere definito utile.
Genbu di Omega invece è un cavaliere di maggior spessore, gli hanno dato lo spazio che merita e devo dire che la sua caratterizzazione mi è piaciuta. Peccato che muoia circa a metà della saga. Il problema vero è la sua armatura, che fa cagare. Il doppio scudo a mo' di coprispalla non mi sconfiffera per niente. Di gran lunga molto meglio l'armatura originale. Ma come carattere del personaggio preferisco il nuovo Genbu. Siccome non mi so decidere, tiro il dado e scelgo a caso. È uscito Doku. Che poi, effettivamente, guardando solo le armature, mi va via ogni dubbio. Cos'è questa merda? Paragonare Milo dello Scorpione con Sonia del Calabrone, successivamente diventata Cavaliere d'Oro dello Scorpione solo perché raccomandata da sua madre, è come paragonare la Nutella alla diarrea perché entrambe marroni. Quindi la scelta mi pare ovvia. Cara Sonia, dov'è finita la Cuspide Scarlatta? Dov'è finita Antares, la stella maggiore della costellazione di Scorpio? Indi per cui Milo tutta la vita. Come si fa a scegliere fra un cavaliere che non compare mai e non combatte mai perché è già morto all'inizio della storia e fra il protagonista assoluto dell'intera saga, tanto protagonista da dargli anche il nome? Sinceramente mi sento di scegliere il buon vecchio Seiya come cavaliere del Sagittario. In fondo, dopo le mille peripezie e combattimenti sostenuti per salvare quella cacchio di Atena, se l'è anche guadagnata sta armatura, dai. A patto che si tolga quella schifo di sciarpina bianca. Fudo sì, tu no. Allora, questi qua del Capricorno mi stanno sui coglioni entrambi. Shura dovrebbe essere un fedelissimo di Atena che gli ha anche donato Excalibur, ma in realtà è un gran bastardo che attacca i cavalieri di bronzo alle spalle senza nemmeno presentarsi e poi si redime solo alla fine un secondo prima di schiattare. Quell'altro è un vecchio di merda sproporzionato e assetato di potere che non vale un cazzo. Do quindi la precedenza alla serie originale, preferendo Shura. Ma in realtà il migliore cavaliere del Capricorno è sicuramente El Cid di Los Canvas e gli altri due possono anche andare a prendersi le proprie corna dove non batte il sole. Come cavaliere dell'Acquario non ho alcun dubbio. Tokisada è un ex cavaliere dell'orologio e ha poteri temporali che non c'entrano nulla con l'Acquario. Camus ha i poteri di ghiaccio, è il maestro di yoga ed è indubbiamente più figo, quindi la scelta mi pare ovvia. Infine ecco i due cavalieri dei Pesci. Chi scegliere fra l'effeminato fissato con la bellezza dalla molto dubbiosa eterosessualità Afrodite e fra il chiacchierone sciupa femmine provolone Amor? Come armature non mi dispiacciono entrambe. Come personaggi, anche se molto diversi fra loro, sono più o meno allo stesso livello. Il mio spiccato machismo mi farebbe propendere più per il nostro sosia di Bart Simpson. Ma contro ogni previsione, anche in questo caso, mi vedo costretto a scegliere il Cavaliere d'Oro originale Afrodite. Anche se pure lui usa attacchi con le rose, che nulla hanno a che vedere coi pesci. Lo preferisco perché era più originale. Poi Amor, o Bart Simpson se preferite, usa una marea di attacchi che non c'entrano nulla uno con l'altro e poi mostra con troppo orgoglio quella sua pettinatura a spazzola ossigenata, senza mai indossare l'elmo. Perciò, Afrodite. Ed eccoci qua. Sono curioso anche di sapere come la pensate voi, se siete d'accordo, se non siete d'accordo e perché. Insomma, aspetto i vostri commenti e paragoni sui cavalieri d'oro che tutti abbiamo imparato ad amare e sugli ultimi arrivati. Chissà che cosa ne salta fuori. E prima che me lo chiediate in millemila qua sotto, sì, ho intenzione di fare anche Senseiya Soul of Gold. Ma sto aspettando che prenda un po' piede e magari anche che finisca. Tant'è vero che non ho ancora visionato volutamente nemmeno un episodio. Ciao, alla prossima!